Siamo al 1932, era il 2 gennaio del 1932 e il diario di Padre Agostino ci racconta un'altra bella giornata, ricca, intensa. In questo caso Padre Agostino ci descrive la sua giornata, partecipa alla Santa Messa con Padre Pio sul coro, subito dopo celebra la Santa Messa a mezzogiorno e dopo qualche minuto parla con Padre Pio. Cosa succede? Ascolta la sua confessione e lo interroga. Ecco, chiede a Padre Pio se Gesù si facesse ancora sentire e vedere. Siamo nel 1932. Mi rispose, scrive Padre Agostino nel suo diario, spesso Gesù si fa sentire, parla all'anima, degnandola anche di visioni intellettuali. Altre volte tace, talaltre si fa vedere ingrucciato. Così fa pure la Mamma Celeste e l'Angelo Custode. Ebbene, Padre Agostino gli racconta un episodio. Cosa era successo? Lui aveva presieduto alla celebrazione di una vestizione di una suora, di Suor Beniamina, ovvero di Giuseppina Villani, l'8 dicembre del 1931. Infatti Padre Agostino scrisse «Fatta da me a Firenze l'8 dicembre del 31». Siccome a Firenze una suora disse, raccontò allo stesso Padre Agostino che una mattina si presentò Padre Pio dopo la comunione per confortarla e benedirla e lui subito si volle accertare, lo stesso Padre Agostino che scrive, e chiese a Padre Pio: spesso fai anche dei viaggetti fino a Firenze, caro padre? E Padre Pio lo guardò sorridendo. Una suora mi ha detto così, ma è vero? Padre, e lui subito, sì, rispose con grande umiltà. La suora mi disse che dopo ti pregò di andare anche da Suor Beniamina e tu rispondesti, non ho l'obbedienza. È vero, padre? E subito Padre Pio, sì, confermo tutto questo.